giusto, fammi capire che bella racconto i cazzi miei acciai. Ma che cazzo è questo? Alessandro, sei calmo. Non parlavo con voi, ragazzi, tu mettimi sei pazzo. With you, I wanna stay with you. Ebbene, adesso mi sono... troppo bellino. Ma te l'ho detto a chi appartiene? Un chirurgo plastico molto importante. A me mi ha aperto un mondo. Mi ha conquistato. Siamo stati veramente tanto tempo a parlare. E lui mi dice, guarda, chirurgia estetica è diventata praticamente come la cosa normale. Tu perché ti fai i capelli, tagli i capelli qua? Dare un'immagine? Della... No, per comodità i capelli. Comodità. Cioè tu se vedessi la donna con le radici crescenti, non ti fa strano? La palestra. Mi fa stare bene mentalmente. Per apparire pure. E con un minimo sforzo tu potresti fare tutto insieme? Sei rincoglionito. Che rincoglionito, scusa. Come andare dall'estetista? No, assolutamente. Certo. Lucia non si è fatta il seno. Nancy, la mia amica, si è fatta le labbra. Quelle che segui tu su Instagram, su Facebook, ce n'è una che non è arrivata? No. Quando passano le ragazze davanti a te rifatte, tu le guardi. Non si può essere più brutto. Che vuoi? Come che vuoi? Se avessi la possibilità. Stiamo facendo un gioco. Cosa ti faresti? Io? Al momento niente. Io come nasce? Proprio niente. Pur parliamo. Niente, perché io mi vedo bella così come sono. Sai come ti vedrei io? Tutto con una bella tartaruga, come se portano... Questo c'è un dito. Il culo. Sai come si bella tu, sei stata al mare. Certo, la tartaruga. Te la piacere a me, dai. No, non lo farei. Insomma, ma sì. Improvvisamente ti viene alla soglia quasi dei miei 50 anni e dire una cazzata del genere. Quindi non cambieresti niente? No. È tutto perfetto? No, mi sento perfetta. No, io non mi voglio rifare. Non ho niente di perfetto, ma non mi interessa. Secondo me questo le rifà bene le persone. Oh. Perché non fanno il ristorante a costi, devi tenere per forza buon gusto. Vabbè. Comunque bisogna avere anche gran... Sì! Carissimo. Tutto bene? Ciao. Non è idea di quello che ho passato oggi. Ho fatto 14 interventi oggi. 14? Il locale mi piace? Sì, molto. Mangiare com'è? È un'accortezza che io faccio ai miei futuri pazienti. Quindi tu... Ma non gli hai detto niente? No, non sapevo niente. Glielo diciamo insieme, no? Non so fare il tiro, pure. Ha deciso di farti per il 14 un intervento di gluteoplastica. Ha deciso lui, no? Un'operazione di addomino plastica. Non so bene cosa guarda. No, lo stai facendo. È un regalo, non si dice mai di no. No, no, no. Non mi aspettavo questa cosa nella mia vita. Aspettavo. Lui mi ha trovato così e quindi... E che significa? Sì, sono piaciuta così, mi tiene così. Guarda, io ho preparato per te il render, ecco qua. Chiudi gli occhi, no? Apri. Qui, a San Valentino tu sarai così. Tu dove hai preso sta foto? No, assolutamente. Avrei preferito un viaggio se avessi voluto farmi un regalo. Anzi, io volevo proporre anche, anche l'offerta a San Valentino per la risoluzione di quel piccolo problemino. Per solo 500 euro in più facciamo anche l'intervento di farlo plastica e anche la vaginoplastica e risolveresti il problema. Ma quale problema? Che è sessuale, lei mi ha detto, insomma, di qualche defianza a livello dal punto di vista sessuale. Lui si è lamentato. Si è lamentato. Se lo sono medico, Il mio problema non è te. La durezza finisce. Facciamo sentire. Prendi perché la lunghezza, lui deve credo. Essere. Sai cos'è la falloplastica? No. Io per proporti 2-5 cm in più significa che evidentemente lei è desiderosa. Allarga bene la mano. Sono più di 6 cm, Tu vai a mettere una RCA sul tuo pisello e lei non ti lascerà mai. Lasciati. No, ma se gli dai stilizzo un po' lasciare. Io ho qui il catalogo degli interventi. No, ma io non voglio vedere niente. Scegli tu la tipologia di vagina che vuoi. Per la sua patologia io ti consiglio il 7. Il 7 sarebbe il modello Alleluia, che nel caso suo fa miracoli. Io 3 minuti arrivo perché mi hanno chiamato un momentino giù. 3 minuti. Vi decidete con calma. Ma cazzo c'ho con la chiesa? Cazzo vi ha detto la gente? Mi piace più grosso di più, come dire. Guarda, dai un'occhiata. Sei capace. Sei contento? Che c'è, amo, che mi guardi così? Ma perché? Guarda che comunque. Secondo me devo sapere. Perché, scusa? Non te ne troviamo una che c'è la cosa.
Ti sto per lasciare. Ma che fai, stai piangendo? Dai, smetti. Me ne voglio andare. Aspetta. Perché non posso? È suo, capito? È suo. E che tu? Vabbè, tu dopo stasera non mi vedi più. Ma tu non mi vuoi felice? Fammi capire. Beh, felicità parte da là. No, aspetta, non aspetta, aspetta. Un attimo. Fine. Mi serve più pallici. La fai con pallici. Ok, ok. Nenzio, io devo andare. Ci vediamo al 14. Assolutamente no. Non lo vuoi fare? Guardalo. Guarda qua. Ci vuoi un bicchiere a capallarsi per sette mesi. La caparra chiaramente la perdi perché ho fissato per San Valentino. Ci hai dato i soldi. E ti dico una cosa, questa coppia finirà. Ma che cazzo è questo? E gente, calma. Io mi sto calmo quando ti chiedi. E tu che dici cazzi mi? No, è lei che le ha detto tutto la sa. E tu che vera con i cazzi mi a chi? Alessandro. Scusa. Stai cazzo a fare? Alessandro, stai calmo. Non parlavo con voi che si mette mi sei pazzo. E se cambi idea sono io che non ti opero, perché questo non è amore. Questo è solamente uno scherzo! With you, I can be sad with you. E comunque non c'è bisogno, posso...